siamo qui per parlare del 5 per mille. In favore di chi? Dell'ANPAS. Cos'è il 5 per mille? Il 5 per mille è un concetto matematico difficile da capire per noi. Per semplificare diremo che il 5 per mille è una parte piccolissima delle imposte. Questa parte piccolissima possiamo donarla a chi vogliamo noi. Ora vi spiegheremo come e perché. Brenna vi spiega il metodo che abbiamo usato. Se queste sono tutte le imposte che abbiamo già pagato, 5 per 1000 è una parte piccolissima delle imposte. Cos'è la dichiarazione dei redditi? In questo periodo tutti noi cittadini dobbiamo fare la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione dei redditi è un documento su cui dichiariamo i nostri guadagni. Quindi dichiariamo se riceviamo uno stipendio, se riceviamo una pensione, se riceviamo un affitto, perché siamo proprietari di case o terreni. Le imposte. In base a quanto paghiamo, in base a quanto abbiamo scritto sulla dichiarazione dei redditi, dobbiamo pagare allo Stato delle imposte. Le imposte si pagano in proporzione alle entrate. Questo significa che se noi guadagniamo poco, le imposte da pagare sono pochissime. Se noi guadagniamo moltissimo, le imposte da pagare sono tantissime. Ma se firmo il 5 per 1000, pago dei soldi in più? No, non sono dei soldi in più. Il 5 per 1000 è una parte piccolissima delle imposte che sono state già pagate. Una volta pagate le imposte, lo Stato si chiede a chi volete destinare il 5 per 1000. Noi possiamo scegliere. Come faccio a dare il 5 per 1000 all'ANPAS? Il 5 per 1000 all'ANPAS si mette una firma sopra al codice fiscale. Poi dopo, quando metto la firma, si mette il codice fiscale. Che il codice fiscale, chi non lo sa, è 09 00835 0010. Perché devo dare il 5 per 1000 all'ANPAS? Per sostenere le spese di una grande comunità che aiuta circa 100 persone a vivere una vita serena e felice. Per mantenere e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, delle persone anziane, delle persone che hanno bisogno di un sostegno per vivere una vita indipendente, piena e felice. Adesso mi parla Matteo. Per continuare a partecipare da cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione comunale, con le scuole, con il territorio e non essere visti solo come persone che ricevono assistenza. Vorrei protagonisti della nostra vita quotidiana, rendendo più belli e funzionali gli spazi in cui viviamo. Questo si realizza con la manutenzione straordinaria, il rinnovamento degli arredi, eccetera, eccetera. Perché tutto è aumentato e la tua firma può permettersi di mantenere per i momenti fuori dalla comunità. Piscine, uscite, attenti e vacanze. Grazie. Sì. Grazie per l'attenzione. Firma il 5. Per me. Per favore dell'ANPAS. Fondazione Comunità La Torre. Codice 09 00835 0010. C5
Ci troviamo oggi alla comunità La Torre Anfas di Rivarolo Canavese con il dottor Storace per parlare un po' della realtà di Anfas e della fondazione. Anfas ieri ha compiuto gli anni, una bella festa. Sì, ieri ha compiuto gli anni e partiamo proprio qua. Anfas ieri ha compiuto 65 anni. È stata fondata dalla dottoressa Menegotto, figura storica della nostra storia, ecco, nel 58. Pertanto ieri abbiamo festeggiato tutti insieme 65 anni. E proprio in questa occasione, ecco, oggi parliamo di Anfas. Ieri è stata una giornata splendida perché Anfas Nazionale ha organizzato una maratona di tutta la giornata, dalle 9 alle 19 praticamente, dove sono stati presentati da tutte le realtà italiane, 170 circa associazioni, più una cinquantina di enti a marchio, non da tutte, ma una cinquantina di filmati, di testimonianze, di iniziative, tutte documentate, e è stato fatto nel corso della giornata un excursus dalle Alpi alle piramidi, come si da dire. In più ci sono stati tanti interventi politici o di interesse sociale, prima di tutto la ministra Locatelli, no, che ha dato un suo saluto, e poi tanti assessori, tante persone, ecco, delle varie regioni. Questo è stato il modo di festeggiare, è stata una giornata, come ho detto all'inizio, chiacchierata, veramente bella, che ci ha comunque coinvolto, perché qui alla fondazione, adesso passiamo a noi, ecco, ieri erano presenti gruppi, più di un gruppo di ragazzi, perché l'abbiamo un po' divisi, ecco, che hanno seguito tutta le famiglie da casa, abbiamo dato pubblicità estrema. Ecco, pertanto adesso siamo più vecchi di un anno come Anfas, ecco, e ci avviamo al 66, come dicevano anche ieri, festeggeremo l'anno prossimo. È un momento difficile per le nostre strutture, ieri era stata una giornata di festa e è giusto così, però è un momento molto difficile per le nostre strutture, non solo per la fondazione. Perché? Perché veniamo dal Covid, ecco, il Covid ha cambiato veramente le nostre esistenze e ha cambiato specialmente le nostre strutture, anche quelle per anziani, perché come voi sapete, o appunto parecchi ne sono a conoscenza, qui a Rivarolo Canavese ci sono una cinquantina di disabili che vivono qua con noi, tanto per riassumere, e una trentina di anziani, più un centro diurno, questo un po', pertanto noi giornalmente seguiamo più di 100 persone. Strutture che hanno sofferto nel periodo Covid, prima di tutto per la salute delle persone fragili che noi ospitiamo, ma poi anche per una questione di ricavi minori, perché le prestazioni sono state minori. Con un aumento di spese. Dopo il Covid, lo viviamo tutti come cittadini, come persone, c'è stata la guerra e dopo la guerra ci sono stati l'aumento delle bollette e dell'energia. Tutto questo ha cambiato il panorama delle nostre strutture, anche in Anfas Nazionale, io tra l'altro faccio parte anche della Giunta Nazionale, ne parlavamo proprio una settimana fa, ecco, in giunta, che abbiamo fatto un po' il punto della situazione, è veramente seria, ecco, perché l'ente pubblico praticamente afferma i nostri finanziamenti, che poi sono le nostre rette, le nostre tariffe, sono ferme dal 2009 qui in Piemonte. E quello che ho detto, potete immaginare, c'è un aumento di costi enorme. Le bollette sono raddoppiate nel 22, ecco, e pertanto oltre all'aumento di costi è fermo il costo del personale, però il costo del personale si sta avviando una revisione, perché siamo in rinnovo contrattuale, contratto che è scaduto per i nostri lavoratori, il contratto Anfas nel 2019, pertanto con l'inflazione al 10% minimo possiamo immaginare. Certo. Ecco, questo è un po' il mio primo messaggio che lancio, perché io credo che
noi tutti dobbiamo entrare in ordine di idee che le nostre strutture e la nostra struttura di Rivarolo è in grandissima sofferenza. Ma non è, io poi sono un ottimista, non è tutto nero, ecco, la parte diciamo di difficoltà mi sembra, certo, di averla già, certo, illustrata abbondantemente. E poi invece abbiamo fatto, specialmente nell'ultimo anno, dei passi enormi avanti. Noi abbiamo, nel periodo Covid, e questo mi piace sottolinearlo e ricordarlo, abbiamo perso più di 10 ragazzi disabili, mm-hmm, non tutti, no, a causa Covid, però, e tanti anziani. C'è stato pertanto un decremento notevole di posti, diversi posti vuoti, che con l'aiuto anche dell'ente pubblico, CIS38 in particolare, ASL e tutti i nostri, diciamo, Comune di Torino, tutti i nostri enti che hanno rapporti con noi, abbiamo colmato anche abbastanza velocemente. Pertanto mi sento di dirlo, in quest'ultimo anno abbiamo fatto uno sforzo organizzativo enorme e ringrazio tutti quelli, i miei collaboratori che hanno collaborato a questo risultato, ma siamo di nuovo riusciti a dare servizi, certo, alle persone che avevano lasciato purtroppo i posti vacanti. Servizi importanti, servizi per le famiglie, importanti per le famiglie, per noi e per i ragazzi, ma per le famiglie. Persone che tra l'altro il Covid aveva bloccato anche, famiglie che col Covid chiaramente avevano difficoltà a proporre, certo, loro figlio per una residenzialità. Si può benissimo capire perché, sì, c'è il Covid, non c'è il Covid, c'è il Covid, non c'è il Covid. Ecco, anche perché qua ha picchiato duro, sì, come, sì, tutta, sì, come in tutta Italia, ma ha picchiato duro. Pertanto adesso le famiglie si sono, diciamo, rasserenate e noi abbiamo potuto di nuovo fornire i nostri servizi, anche perché le famiglie in questi 3 anni, perché ormai sono 20, 21, 22, sono invecchiate di 3 anni e hanno avuto anche loro il Covid. Ecco, pertanto le famiglie stesse sono andate in grossa difficoltà anche sanitaria, ecco, chiamiamola così. Pertanto, poi devo dire che, ecco, siamo riusciti a, ancora stamattina, ecco, la nostra responsabile Fiandra degli anziani mi segnalava un caso urgente che noi accoglieremo in giornata, mm-hmm, di anziano. Pertanto credo che comunitaratore sia sempre un baluardo, ecco, fatemelo dire, a difesa del territorio e delle fragilità del territorio. Noi in collaborazione, ripeto, specialmente col CIS, abbiamo sempre sotto controllo questa situazione, che cerchiamo appunto di dare risposte anche in tempi brevissimi, perché poi quando succede un bisogno, 9 su 10 succede, no, certo, che c'è bisogno nella giornata. Questo anche è uno degli aggravi organizzativi nostri. Tanto è programmato, ma tanto è immediato. Magari esce, viene dimesso un anziano dall'ospedale, certo, pertanto ha bisogno, sì, sì, di un punto d'accoglienza. Pertanto, poi abbiamo iniziato, continuiamo con il nostro centro diurno estremamente vivace, chiamiamolo così, che fa un sacco di attività sul territorio e non solo. Però abbiamo affiancato al 101 due iniziative importantissime, una che era già sempre su convenzione della ASL, avevamo già negli anni passati, oltre al 101, le famiglie, tanto le persone che ci chiedevano dei sollievi, dei periodi di sollievo, mm-hmm, magari il, sì, weekend, ecco, oppure anche un po' più lungo. E in base alle nostre disponibilità, perché siamo quasi completi come posti letto occupati, abbiamo dato queste risposte in collaborazione, e le famiglie devo dire che sono contentissime da questo lato qua, perché hanno un sollievo effettivamente, certo, noi lo chiamiamo sollievo, ma è proprio sollievo, sì, perché, sì, anche perché, come voi potete immaginare, specialmente su soggetti più gravi, ma anche quelli medio gravi,
ecco, avere un weekend libero per le famiglie, il ragazzo sta bene perché è qui accolto tra gli altri amici con noi, ma le famiglie effettivamente. Abbiamo introdotto anche, stiamo sperimentando delle nuove iniziative della vita indipendente e delle gravissime disabilità, dove diamo anche lì, sempre in collaborazione con le famiglie, con CIS, diamo dei sollievi alle famiglie stesse, che poi loro, ad altre famiglie, non solo a quelle che avevano i loro sollievi fatti. No, e pertanto credo che, e questo funziona molto bene, i ragazzi si fermano qua magari una notte o due e poi riprendono il loro giro dal diurno, e questo è anche un modo di renderli sempre più autonomi, è un modo di farli crescere, ecco, le famiglie nel frattempo, come ho detto prima, prendono una boccata d'ossigeno, francamente, perché ecco, è naturale, e i ragazzi possono crescere nella loro vita autonoma, perché comunque vivono per quei momenti. Ecco, questo lo volevo sottolineare perché è uno degli aspetti più innovativi degli ultimi anni. Ecco, continuando poi le nostre tradizionali, come diceva lei, no, nostri tradizionali ricoveri, no, di comunità, quindi anziani, nella nostra casa Antonietta che raccoglie, diciamo, delle persone più autonome, che ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni, le persone più autonome che comunque devono essere protette. In tutto questo, siamo qua a lanciare la campagna del 5 per 1000, no? Sì. Ecco, dopo aver illustrato le nostre difficoltà, ecco, e che sono comuni a tanti altri, aver illustrato i nostri progetti della Fondazione, quelli tradizionali ormai, diciamo, accreditati, consueti, ma anche quelli innovativi che stiamo portando avanti. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo poi, io so che la popolazione, perché la conosciamo bene, e tanti ci hanno visitato e ci continuano a venire a trovare, noi sappiamo che la comunità di Rivarolo e dei paesi limitrofi, logicamente, ma del Piemonte, qua del Canavesano, è particolarmente sensibile. Particolarmente sensibile, e ci appelliamo a tutti, perché il 5 per 1000 è un'iniziativa che è nata diversi anni fa dal governo, logicamente, dove c'è la possibilità, con la dichiarazione dei redditi 730 o unico secondo le varie situazioni che noi facciamo tutti gli anni, e questa è la stagione, ecco, noi possiamo firmare per dare il 5 per 1000 a chi vogliamo. Certo. E noi lo chiediamo per la Fondazione, perché credo che, ormai ne sono abbastanza convinto, ne parlavo anche in Anfa Nazionale recentemente, e sempre meno basterà l'apporto del pubblico, non ho paura a dirlo, sempre meno le nostre strutture del terzo settore si dovranno organizzare, ecco, per integrare i finanziamenti pubblici che sono indispensabili, perché se non c'è una rete non possiamo fare nulla, ma integrare tutto questo con delle iniziative, diciamo, di sottoscrizione privata, chiamiamola così. 5 per 1000 è una, noi l'abbiamo sempre chiesto, però quest'anno ci siamo ripromessi, siamo qua ad appellarci alla cittadinanza, ci siamo ripromessi proprio di fare una campagna del 5 per 1000. Uno, perché se riusciamo a raccogliere, anche perché a costo zero per il contribuente, ma se riusciamo a raccogliere maggiori finanziamenti di quelli che raccoglievano da altri anni, questo è sicuramente significativo, ma anche per una questione culturale, ecco, direi, sensibilizzare la cittadinanza, che comunque, ripeto, è sensibilizzata, perché ci conoscono tutti, però forse
Repetita Juvent, ecco, sensibilizzare perché ci possa essere ecco, questa maggior conoscenza, questa maggior partecipazione, io credo che sia proprio venuto il momento di farlo. Culturalmente ci facciamo conoscere meglio, ci facciamo conoscere, infatti la campagna 5 per 1000 è rivolta a tutti i cittadini, ma logicamente tramite voi, tramite la stampa, tramite ecco, tutta la comunicazione, come si dice adesso, cerchiamo di raggiungere il più possibile tutti. Poi è chiaro che noi faremo nella nostra campagna anche delle sottoscrizioni ben precise, inviteremo aziende del territorio, ecco, contribuenti del territorio ben specifici a contribuire. Ce la mettiamo tutta, mettiamocela tutti insieme, ecco, questa sì, è la bella cosa, mettiamocela tutti insieme, perché se non integriamo le risorse pubbliche, indispensabili, ripeto, e sulle quali speriamo sempre un aumento, perché se non aumentano un po' le risorse pubbliche, veramente andiamo. Ma per mantenere una struttura come questa, che è fantastica, un fiore all'occhiello, chi vuole venire a visitare può benissimo venire a visitare quando vuole, ecco, però è molto costosa, ecco, sì, pertanto ha bisogno di continuo ammodernamento, ha bisogno di continue manutenzione, ha bisogno di continui cambiamenti, migliorie, ecco, e questo lo possiamo solo fare col vostro aiuto, con l'aiuto di tutti, dei cittadini e di tutte le persone che ci vogliono bene. Ecco, questo è il mio appello. Ecco. Perfetto. Grazie. Grazie mille, dottor Sorace. Quindi sostenete la comunità La Torre Anfas di Rivarolo, donate il vostro 5 per 1000.